John Bourne, ragazzi, John Bourne, e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel nuovo inizio. Me l'avete chiesto in tantissimi e quindi alla fine ho deciso di accontentarvi. Perché non accontentarvi? Cioè, qual è il motivo per cui io non debba accontentarvi? Sì, eccolo. Quanti trofei riesco a vincere in 5 anni con Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genova? Perché non farlo? Alla fine ho deciso di farlo e ho deciso di darvi ragione. Ma prima di iniziare, ovviamente vi devo dire delle cose importanti. La prima, se non l'avete ancora fatto, è di iscrivervi al canale. Arriviamo subito a 150.000 iscritti e vi lancio una serie con un altro youtuber. Mi raccomando, fatelo. Un'altra cosa, ragazzi, è di lasciare tantissimi mi piace. Voglio vedere qua sotto, almeno qua sotto, 4.000 mi piace a fine serie e 2.000 mi piace entro la mezzanotte. Se domani 2.000 mi piace entro la mezzanotte, se domani volete la seconda puntata, mi raccomando, 2.000, e domani ve la porto, altrimenti vi porto qualcos'altro e ve la porterò più avanti. Vi ricordo inoltre di commentare qua sotto facendomi sapere qualche consiglio per la seconda, la terza, la quarta puntata, insomma, fino a 5, sperando che non ci esonerino prima. Se ci esonerano, si ferma tutto così com'è. Vi ricordo inoltre che facendo così non è che abbandonerò le rebuilding. Continuerò anche le rebuilding, che saranno un'altra cosa, perché lì dobbiamo vincere per forza la Champions e quindi poi avremo anche Mbappé, eccetera. Qui difficilmente avremo Mbappé, ci muoveremo in base alla società che prendiamo. Ma non solo, vi dico un'altra cosa che vi farà piacere, e quindi usciranno sia rebuilding sia allenatore, eccetera, ma anche queste qua, tra qualche puntata. Quindi dopo, insomma, la prima, la seconda, la terza, inizieremo a fare la classifica come tutti gli anni. Ogni squadra ci farà un moltiplicatore in base a quello che ho ottenuto fino a questo momento, e quindi tutto girerà sotto questo punto di vista. Tra l'altro, volevo dirvi anche che se volete, ogni giorno alle ore 15:30, 15:30, 15:30, 15:30, 15:30, 15:35 esce un nuovo video. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. Ho aperto la sezione abbonati. Se vi va, 99 centesimi al mese, vedete la mia carriera allenatore segreta giocata con l'Amburgo. Siete sempre di più, veramente siete sempre di più, non so come ringraziarvi. Se vi va, se non l'avete ancora fatto, potete farlo direttamente tramite il link che trovate in descrizione. Detto questo, partiamo. Questa stagione è la prima, abbiamo 5 stagioni per cercare di vincere più trofei possibili con l'Atalanta, anche perché poi alla fine andremo a tirare le somme. E l'Atalanta qualche calciatore interessante ce l'ha. Ad esempio abbiamo Musso, che ha un 81-27 anni, e io sinceramente penso che lui sarà, almeno per quest'anno, il nostro portiere titolare. Non ne avremo degli altri, anche perché non ci interessa averne. Gollini invece, visto che ha un 80-26 anni, lo andiamo a richiamare, lo andiamo a vendere. Vale 21 milioni di euro e ci permetterà di monetizzare non poco. Sportiello come secondo per me va più che bene. Se decide di rinnovare il contratto, vabbè, abbasserò troppo il tiro, lo rialzerò. Io me lo terrò sempre come secondo. E Rossi anche, che insomma, se, madonna, se Rossi accetta di, no, non accetta, vabbè, se ne va a fine anno, comunque per quest'anno ve lo tengo come terzo. Come Asa abbiamo Gosens, che personalmente devo bloccare, rimane in questa squadra. E abbiamo anche Pezzella, che è in prestito da noi. Io al momento non mi sento di riscattarlo, perché non è che mi faccia impazzire Giuseppe Pezzella, buon giocatore ma niente di eccezionale, anche perché insomma magari lo decideremo a fine stagione se vogliamo riscattare o meno Pezzella. Però al momento mi terrei appunto Pezzella e Gosens, con Gosens titolare e Pezzella panchinaro. Gut lo lascio in prestito a crescere, Lovato lo lascio in prestito a crescere, Suta lo lascio in prestito a crescere, Romero invece me lo richiamo. Me lo richiamo perché a me Romero piace tanto, e visto che fa parte della rosa, e visto che secondo il gioco non è detto che il Tottenham lo riscatterà, per quanto mi riguarda Romero resta da me. A centrocampo, in panchina abbiamo anche Giorgio Scalvini, che va prestato, Giorgio Cittadini, tutti Giorgio c'hanno questi, che va prestato. Pallomino, 77-31 anni, al quale va assolutamente rinnovato il contratto. Jim City, 79-28 anni. Demiral, che è in prestito da noi, e prestito di un anno, non è con diritto di riscatto. Vabbè, al momento ce lo teniamo. Toloi è un trascinatore. Poi abbiamo anche Zortea a destra. Allora, fatemi capire un attimo, perché i titolari al momento sono Romero, ci manca Toloi, l'altro titolare che è anche capitano. Però io fossi l'Atalanta lo venderei Toloi, mi terrei Romero titolare, mi terrei John City panchinaro, blocco le offerte, Palomino lo vendo anche Toloi, andiamo a Demiral ce lo teniamo per un anno, ma Demiral si potrebbe anche riscattare, poi mi prendo un 80
perché secondo me può essere veramente valido. E come Ada abbiamo Zappa Costa, che è un 79-29 anni al quale io blocco le offerte, Ale Mele, che è un 77-24 anni al quale io blocco le offerte, Adebur, che è un 81-27 anni al quale io blocco le offerte. L'unica cosa che andiamo a fare è trasformare Zappa Costa in un ASA, in modo appunto che possa impiegare le due fasce e soprattutto che possa essere il panchinaro di... chi c'era di là? Gosens, vero? Di Gosens, anche per l'anno prossimo, quando Pezzella andrà via. Per quanto riguarda il centrocampo abbiamo il solo De Ron, che è un CDC, e io penso che De Ron io debba trasformarlo in CC. Ci mette 340 settimane. E in difensore centrale, scusate, giusto per curiosità, giusto per capire, 2 settimane. Allora, trasformiamo De Ron in difensore centrale e vediamo quanto cresce, perché potremmo non aver bisogno di acquistare un difensore centrale. Poi vabbè, abbiamo Reca, che è in prestito allo Spezia, Ruggeri, che è in prestito alla Salernitana. A centrocampo c'è Kop Meiners, che per me non si tocca, Pasalic, che non si tocca, Freuler, che gli va rinnovato assolutamente il contratto e non si tocca. Quest'anno faremo poca roba sul mercato. Poi Haas, Melegoni e Muratore sono in prestito altrove a crescere. Sulla tre quarti abbiamo Pessina, che è un 78-28 anni e non si tocca, Miranchuk, che è un 78-25 anni e mi verrebbe da dire non si tocca. Però vi posso dire una cosa, vabbè, Kovalenko sta bene in prestito. Io penso che qua l'Atalanta potrebbe anche prenderlo, un trequartista. Io lo presto Miranchuk, perché l'Atalanta qua, secondo me, un 80 a centrocampo, sulla tre quarti potrebbe anche prenderlo, perché come titolari sicuramente a centrocampo abbiamo Freuler, ma prenderemo un altro centrocampista titolare se De Ron diventerà un difensore centrale. Però raga, un trequartista sugli 80 lo voglio. E D abbiamo Mattiello, che io lo vado a vendere. A T invece abbiamo Ilicic, il quale vado a rinnovargli il contratto, ma poi lo vado a vendere. Dispiace, ma c'ha 33 anni. Invece mi blocco assolutamente Malinowski. E se possibile io andrei anche a richiamarmi Colley per essere il panchinaro di Malinowski. Come punti abbiamo Muriel, 82-30 anni, Zapata, 84-30 anni, Piccoli, 68-20 anni, che va assolutamente prestato. Poi Lammers è in prestito. Forse Muriel potrei venderlo, ma no, dai, lo vendo l'anno prossimo, li tengo entrambi per il momento. 30 anni non è ancora abbastanza, insomma, sono forti tutti e due davanti. Magari un panchinario in attacco possiamo anche pensare di prenderlo. Detto questo, vi dicevo, difesa De Miral va riscattato. Qui abbiamo Romero, al momento abbiamo Romero, John City e Toloi. Però stavo facendo, mo che ci penso, stavo facendo i calcoli senza appunto la difesa 3. Quindi abbiamo De Miral, che io, raga, De Miral lo voglio riscattare, vabbè. John City quanti anni ha? 28. John City non si tocca, quindi John City può rimanere, Toloi può rimanere, a Toloi lo vendo. E allora no, facciamo una cosa importantissima, qui andiamo a mettere De Ron. Poi a centrocampo giocano Freuler e Kop Meiners al momento. Sulla tre quarti uno... Ah, però aspetta un attimo, perché non esistono, mi sa, moduli che abbiano il CC e il COC. Questo significa che è un casino, raga. Questo significa che è un casino, perché o gli AT diventano COC e in quel caso tocca fare dei cambiamenti. Quindi tipo Malinowski mi deve diventare un COC. Mi può Malinowski diventare un COC per aprirmi questa avventura con l'Atalanta? Quindi Malinowski tra 2 settimane mi diventa un COC. Colley, che ormai ho fatto l'errore di trasformarlo, spero che mi possa diventare anch'egli un COC. 55 settimane, un attaccante 8 settimane, diventa un attaccante di panchino, ormai l'ho richiamato. E quindi sulla tre quarti abbiamo Miranchuk, Pessina e appunto prossimamente Malinowski. Vabbè dai, ci può stare. Quindi Malinowski da una parte Miranchuk, vi dicevo, e Pessina. Miranchuk e Pessina. Quindi Miranchuk qua, Pessina dov'è finito? 78, va bene. Tanto adesso va bene, tanto mettiamo Pessina perché non si può vedere appunto il punto esclamativo lì. Ma manco Pessina può farlo il COC. Ma questi sono... Ah, perché questi sono due T, quei due a T. No, io voglio giocare con 3, 4, che poi in realtà sarebbe un 5. Madonna, che casino. Allora, l'Atalanta gioca proprio con moduli strani, però tutti devono giocare nel loro modulo. Quindi 5, mi sto
un cazzato, perché l'unico modulo, quello lì che vi dicevo, che c'ha i due dietro, sono due AT e non due COC. Quindi tocca un attimo reinventarsi un'altra volta, ed è questo qua, 3421, che palle. Allora, mettiamoci, raga, è importante che tutti giochino, simulando è importante che tutti giochino nel ruolo giusto. Quindi, Pessina e Miranchuk, quanto ci mettono a diventare degli AT? Miranchuk 23 settimane, maledetto, maledetto. E vabbè, non è che posso fare nient'altro, vabbè. E Pessina spero meno, sinceramente Pessina spero meno. Non posso aspettare così tanto tempo. 14, meglio che niente, meglio che un calcio in culo. Allora, quindi no, quindi fermiamo un attimo l'avanzare di Malinowski, che rimane quindi un AT. Mettiamo un piano di crescita, tipo sì, bombardiere, attaccante, eccetera. E pure Colley, ne fermiamo un attimo il piano di crescita, perché cioè mettiamo qualcos'altro, perché anche Colley mi deve rimanere a T. E quindi niente, sono due giocatori che vanno a T. Poi, detto questo, adesso arriviamo, Gosens deve diventare un ES. Ma ci mettono 31 settimane, raga. Ma come facciamo? Cioè, ma come facciamo? Già devono giocare per forza tutti fuori ruolo. No. Qua va cambiata qualcosa immediatamente. Allora, va cambiato il modulo. Va cambiato il modulo. Va capito con quale modulo possiamo giocare. Quindi, la difesa deve essere a 5 innanzitutto. Ok, quindi 5-2-1-2. E già mi sembra che sia qualcosa. Quindi davanti Muriel e Zapata. Sulla tre quarti gioca Malinowski, che allora ricambiamo un'altra volta, ridaglie, ricominciamo. A questo punto Malinowski rimane a T. No, Malinowski deve diventare C o C, non ce la posso fare, raga. E due, perfetto, ci mette due settimane. Colley deve diventare un attaccante, e questo è importante, un ATT, non ATM, perché sennò poi ci vanno a ritirare, sulla faccia. Pessina invece può diventare un centrocampista centrale, Pessina. Sì, 5 settimane, perfetto. E invece Miranchuk lo teniamo COC, in modo che possa essere il panchinaro del Malinowski. Perfetto, allora ci siamo. Intanto il pollo, non so se si sta cuocendo come sempre, sto a cuocere il pollo, ha preso vita propria. De Ron, Romero e vabbè, al momento metto Toloi, poi lo capiremo. Da una parte gioca Gosens, dall'altra gioca Teb. Ma perché sono invertiti? Vabbè, perfetto. Abbiamo trovato un modulo che fa schifo, perché mi fa vomitare come modulo, ve lo giuro, è il peggior modulo che abbia mai visto. Ma quantomeno mi fa capire che insomma abbiamo dei giocatori che possono giocare in quel ruolo là. Relazioni sul vivaio, abbiamo uno forte, madonna Russo quanto è forte. Allora, Russo si prende immediatamente e vediamo cosa può diventare. Nulla, suppongo. A Russo io voglio bene, ma tu mi devi diventare qualcosa. O un Ada, o un Asa, o un... Vabbè, ti pio comunque, non è che non ti pio. Promuovi subito, Russo. Però ES rischia veramente di non saper fare nulla di buono. Quindi Russo crescerà in ogni modo, in ogni caso. Però lo trasformiamo in qualcosa. Lo trasformiamo in un COC, 60 settimane, a T39. No, in AT non ci famo niente. Dai, se lo trasformiamo in COC, 60 settimane ci diventerà tra 100 anni. Però nel frattempo noi aspettiamo, ponderiamo, e vedrete che il Russo prima o poi ci farà togliere le soddisfazioni sperate. 18 milioni di budget, quindi un cazzo praticamente abbiamo. Però abbiamo tanto di budget stipendi, che se andiamo ad equilibrarlo, perché non è che noi prendiamo i cristi, arriviamo a 30 milioni di euro. Ora aspettiamo di monetizzare qualcosa e che ci sia il torneo precampionato. Tanto ve l'ho detto, non dobbiamo fare chissà che sto diventando Serse Cosmi, chissà che cambio. Intanto vinciamo 2-1 al debutto con l'Arsenal. Suggerimenti, non me ne frega nulla sinceramente, due suggerimenti. Fenerbahce, vinciamo anche lì, vi prego ragazzi. Sì, perfetto, così almeno siamo a buon punto, siamo passati. Si ricordi di usare i cambi, non me ne frega assolutamente niente, nemmeno del tuo parere, come ti dicevo poco fa. Non è che prima scherzavo, lo dicevo assolutamente in modo serioso. Non ci arrivano offerte, e a me sta cosa vi giuro che mi spaventa abbastanza, perché qualche offerta dovrebbe arrivarci. Nel frattempo siamo in finale contro l'Arsenal, che avevamo già battuto. Nel frattempo Pessina è pronta a cambiarsi di ruolo, ma non sale perché è un po' stronzo, ma va bene, lo fanno, lo fanno. De Ron si trasforma, non sale, però comunque è un ottimo centrale, fa anche rima. Malinowski si trasforma e non sale, bravo Malinowski, bravo. Bravo stronzo anche tu, Zappacosta non c'è bisogno che salga, perché lo sapevamo già, cambia solamente di posizionamento. Perfetto, allora, dobbiamo capire, perché su Toloi e per Toloi non stanno arrivando offerte. A me sta cosa non mi fa star tranquillo, ve lo dico chiaramente, anzi mi fa preoccupare non poco. Intanto perdiamo la finale ai rigori contro l'Arsenal, che fave che siamo. Trovate tutti i giocatori, ma qui non arrivano offerte di nessun tipo per i giocatori che volevo vendere io. Chi prendo?
La cosa che mi spaventa è che non c'è una lira manco per piagne. Quindi io un po' di centrali li ho aggiunti alla lista, ma vi giuro ragazzi che abbiamo 20 milioni nemmeno. Quindi non so proprio come fare mercato. No, 30 ce l'avevamo. Comunque non so come fare mercato. Allora, i difensori che mi interessano di più sono Mancini, che tra l'altro è un ex Atalanta, Tomori, che è ottimo ma aveva tanti soldi, e De Vrij, che in realtà vale solo 53 milioni, cioè vale quanto Tomori, e c'ha 3 in più di overall, vero, c'ha 29 anni, però c'ha 3 in più di overall. Anche Luis Felipe non è male, però boh, al momento quei 3 mi stuzzicano un po' di più l'appetito. Vediamo se riusciamo a piazzare Toloi prima di tutto. Intanto abbiamo prestato Russo, ragazzi, vendiamo Toloi per 26 milioni al Marsiglia, benissimo. Quindi a questo punto con 57 milioni potremmo provare a fare l'agguato a Tomori. Per me non ce la facciamo perché non ci arriviamo. Però è un agguato che secondo me si può anche fare, lo sai? Ma lo sai chi? Ma con chi parlo? Vabbè, proviamo a prendere Tomori, dai, vediamo un attimo. Partiamo dai 43 milioni di cartellino, 73, ma voi vi drogate con l'acqua tonica. 44 e 9. 73, raga, ma cioè con tutto il rispetto, no? Allora io capisco tutto, perché poi magari il giocatore può veramente, può anche valerla quella cifra nella realtà, ma se qui c'è scritto un prezzo, ma 73 milioni, amico mio, ma è una cifra che non sta né in cielo né in terra. 55 e 9. Hanno bisogno di tempo, a mali mortacci, tu e De Pippo, hanno bisogno di tempo per pensarci, raga. E allora aspettiamo qualche giorno, ma come pretendono di poter cambiare la loro idea se io vi offro 40 e voi mi chiedete 73? E infatti è inaccettabile, mi chiedono 61,8, ma non sono d'accordo, cioè sono troppi. Ma anche perché nemmeno ce li ho, cioè mi svenerei inutilmente. 53. Hanno accettato 53, allora tutta sta storia per accettare 53, ma vaffanculo, va. Faccio un quinquennale, ignoriamo la clausola. Raga, questo sarà, non so se sarà l'unico, ma di sicuro sarà il più grande acquisto che faremo in questa sessione di mercato. Preso Tomori, importantissimo Tomori dietro. Anche perché 5 anni di contratto, abbiamo 5 anni da svolgere la nostra carriera, deve crescere assolutamente. Già nel secondo anno io penso che, tanto metto Tomori titolare vicino a Romero e vicino a De Ron, penso già al secondo anno partiranno i De Ron, i Muriel e i Zapata, perché poi dovremmo insomma investire anche sul futuro. Mi dispiace che non sia ancora arrivata un'offerta per Ilicic, perché comunque sono soldi e ci permetterebbe di allungare parecchio la rosa, e invece più passano gli anni e più Ilicic è probabile che si svaluti, e quindi dobbiamo sicuramente fare una mossa in questo senso qui. Intanto abbiamo prestato Cittadini, Giorgio immagino, perché abbiamo tutti i nostri giovani che si chiamano tutti Giorgio. Allora, manca sempre meno all'inizio del campionato, così come manca sempre meno al fatto che Ilicic non parta. Tanto Colley è pronto per diventare una punta, noi lo trasformiamo volentieri in una punta, ma non cambia nulla. Mi aspettavo sicuramente un miglioramento e il miglioramento non c'è stato. Prima partita contro l'Udinese, vinciamo 1-0 a Udine, non era semplice, era importante vincere. Allora, Palomino va per 7 milioni e 4 al Getafe, vediamo se riusciamo a piazzare qualcun altro prima di chiudere il mercato. C'è la Roma intanto, in casa contro la Roma vinciamo 1-0, mazza che difesa che ci avemo. Raga, parte anche Gollini per 26 milioni e 4 direzione Fiorentina. Ultimo giorno di mercato. Aspettate un attimo prima di fare qualunque cosa, perché sono indeciso. Cavolo, cavolo, avete letto? Ilicic è partito. 23 milioni e 6 all'Inter. Mamma mia ragazzi, quanti soldi abbiamo? 54 milioni, ma soprattutto abbiamo una marea, e sottolineo una marea, di soldi stipendio. Allora, una sessantina di milioni. Capiamo un attimo qual è il ruolo che possiamo migliorare. In porta, vabbè, ci abbiamo tre portieri e va bene, a sinistra stiamo a posto. In difesa abbiamo Jim City, Romero, Tomori, De Ron. Sono 4 per 5 ruoli, abbiamo anche Demiral. Io voglio comprarmi Demiral, lo vado ad acquistare. Per me è fondamentale avere Demiral in squadra, ve lo dico, ve l'ho detto da inizio anno. Proviamo a prenderlo a 12 milioni, sperando che non si incazzino. Vogliono Pasaric più 2, no, riproviamo con 12 milioni e 9, vediamo quanto chiedono. 22, un po' tanto, perché il giocatore è già di nostra proprietà. Facciamo 15 milioni, che è il prezzo del suo cartellino. 22, è un peccato perché quei soldi potevamo investirli, ma capite bene che anche prendere Demiral per il futuro secondo me è un investimento abbastanza importante, gli serve tempo comunque. Detto questo, una volta preso Demiral al centro saremo coperti, a destra abbiamo Mele Atebor, a centrocampo abbiamo Pessina, Miners, Froiler e Pasaric. 4 persone per due ruoli va benissimo, è vero che volevo un centrocampista da 80, però ragazzi è anche vero che chi perdi qua, cioè chi è che sacrifichi? Giusto Pasaric potresti sacrificare se proprio...
21 milioni. Mo vediamo. Sulla tre quarti comunque Miranchuk e Malinowski in attacco ai Colley, Piccoli, Zapata e Muriel. Quindi tutto sommato stai messo bene. Al massimo potrei pensare di richiamare Lammers in modo da stare anche parati in attacco. Scalvini intanto l'abbiamo prestato alla Portimonense. Per Demiral hanno detto no, vogliono 22 milioni. Riandiamo a trattare perché secondo me a 18 si chiude. Niente, è un sì. Santo cielo, ma dammelo e basta Demiral a 18 milioni. E dai, vale 15. Niente, ok, no, perfetto. Pensavo se fossero incazzati. Hanno accettato, meno male. Allora lo prendiamo a 18. E poi al massimo facciamo un colpaccio in mezzo al campo. Lui tra l'altro vuole essere turnover, quindi perfetto. Manco è di disturbo gigantesco, mi sembra ottimo. Perfetto, preso Demiral. Allora andiamo a chiudere sto mercato con un centrocampista che potrebbe farci comodo. Ma prima devo capire chi prendere a centrocampo che possa fare il titolare da noi. Allora io il centrocampista l'ho scelto, ma devo aspettare ancora qualche ora. Allora non si muove nulla, quindi andiamo direttamente sul centrocampista. È Arthur, vediamo che cosa si riesce a fare. Noi abbiamo 43 milioni, che è esattamente il valore del giocatore. Però se noi in cambio gli mettiamo Pasalic volevo mettere, vero? Sì. E 25 milioni di euro. Secondo me potrebbero accettare. Ne vogliono 54. Madonna mia. 35 milioni di euro. Dai, così chiudiamo il mercato. 36. 54. Loro insistono, non demordono. Dai, 40 milioni di euro. Secondo me con Arthur vinciamo alla grande su Pasalic. 40 milioni hanno accettato. Perfetto. Quindi Arthur diventerà il nostro centrocampista titolare. E sono contento. Sono super soddisfatto. Lui è contento, vuole essere addirittura cruciale, quindi vabbè, ci mancherebbe altro. 4 anni, siamo lieti, io sono più lieto di te. Nego la clausola. Perfetto, preso Arthur, mercato chiuso. Voi adesso non lo vedrete, ma io andrò a mettere, cosa sto combinando? Andrò a mettere i piani di crescita. E poi ragazzi, ecco qua, con Arthur a centrocampo possiamo partire con la stagione. Vediamo come va. Noi ovviamente ci vediamo prima a gennaio per dare un'occhiata, vedere come stanno crescendo i giocatori. E poi a giugno, come sempre in questa serie. Quindi vai. Allora, primo gennaio 2022, vediamo com'è andata questa prima parte di campionato. Allora, ad agosto l'avevamo visto. Settembre abbiamo vinto con l'Inter, vinto in Champions 2-1 con lo Young Boys, perso con il Cagliari, vinto con il Genoa, perso con il Milan, perso con lo United. Vedo una sconfitta col Villarreal che potrebbe essere eliminazione, ragazzi. Vinto con il Torino, pareggiato con l'Empoli, pareggiato contro Fiorentina e Spezia, vinto col Sassuolo, vinto con il Villarreal, pareggiato con lo Young Boys, vinto con Venezia e Lazio, pareggiato con il Bologna, perso con lo United, vinto il Verona, perso con Salernitana e Juve. Non è andata benissimo. E in Champions abbiamo fatto 3-4, 7 punti. Secondo me siamo fuori dalla Champions. Vediamo dicembre, gennaio, febbraio, siamo in Europa League con l'Olympiacos, come nella realtà tra l'altro. Io ho pescato l'Olympiacos proprio come nella realtà e siamo sesti in campionato. Ragazzi, è stato un... vabbè che stanno tutte là, però un inizio anno veramente pessimo, veramente veramente pessimo. E se dovessi comunque guardare anche il valore overall, cioè i nostri giocatori, vabbè, Musso sale di uno, Sportiello non sale, Gosens non sale, Zappacosta non sale, ho messo pure i piani di crescita. John City non sale, Demiral sale di 1, Romero sale di 1, Tomori sale di 2, Deron non sale, Zortea vabbè, Mele sale di 1, Atebor non sale. Allora quindi Freuler non è salito, Arthur non è salito, sicuramente mi aspettavo di meglio. Miranchuk sale di 1, Malinowski sale di 1, Kovalenko sale di 1, Mattiello non sale, Russo sale di 3, bravo Russo. Tanto stanno i fuochi d'artificio, raga. Piccoli sale di 1, Colley sale di 1, Zapata non sale, Muriel non sale, insomma Lammers sale di 1. È stato un girone d'andata veramente pessimo. Andiamo a vedere quello definitivo per la prima punta, ovvero quello di ritorno, sperando magari di riuscire a vincere l'Europa League, che comunque sarebbero punti in quanto sarebbe un trofeo. Ok, allora siamo al primo giugno 2022, torniamo indietro e vediamo com'è andata. Allora, gennaio, vinto con la Samp, perso con il Napoli. Ok, ottime doppie vittorie in realtà con Empoli e Verona, perché ci porta in semifinale di Coppa Italia, che comunque è un trofeo. Però poi perso con Milan e Roma, vinto 4-3 con il Genoa, eliminato l'Olympiacos, siamo agli ottavi d'Europa League. Vinto con Udinese e Venezia, vinta l'andata di Coppa Italia contro l'Inter 2-1 in casa nostra, pareggiato con lo Spezia, vinto col Sassuolo. Allora siamo in finale di Coppa Italia, abbiamo eliminato il PSV 2-0 da noi, 2-1 da loro, va benissimo così. Siamo ai quarti di finale d'Europa League, siamo in finale di Coppa Italia, perso contro la Fiorentina, vinto con Samp e Salernitana. Oddio, abbiamo eliminato anche il Braga e pareggiato l'andata con il Milan. Potrebbe esserci la finale d'Europa League, non è male per niente. Poi in campionato abbiamo fatto filotto, vinta con Cagliari, Inter, Napoli, Juve e Verona. Non posso urlare ragazzi perché è tardi. Allora, vinto i rigori contro il Milan, abbiamo vinto in finale di Coppa Italia contro la Juventus, un trofeo preso. Finale d'Europa League contro il Betis Siviglia, vinta, quindi due trofei presi. Poi in campionato abbiamo chiuso con vittoria, 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 pareggio. Siamo arrivati in campionato terzi. Beh,
Beh, abbiamo fatto una grande stagione, ragazzi. Per essere la prima, due trofei, Coppa Italia e Europa League. È vero, siamo usciti dalla Champions, quindi non bene, però Coppa Italia ed Europa League e terzo posto in campionato, quindi confermato il piazzamento Champions. Vediamo i nostri giocatori. Allora, Musso, Salettino arriva 82. Rossi ha chiesto di essere ceduto, ma tanto è uno di quelli che il contratto, se lo vuole, lo rinnova, ma per zero, quindi no. Sportiello, Salettino arriva a 77. Gosens, Salettino arriva 84. Zappacosta, non capisco perché voglia essere importante. Turnover, perfetto. Zappacosta comunque non sale. Poi Scalvini in prestito sale di 3. Cittadini in prestito sale di 3. I nostri Giorgio. Gut in prestito sale di 1. Lovato in prestito sale di 2. Sudalo in prestito sale di 1. Demiral sale di 1. Jun City non sale. Romero sale di 2, arriva 84. Tomori sale di 3 addirittura e arriva 85. Deron sale di 1, arriva 83. Bravo Deron, l'anno prossimo ti vendo. Zortea sale di 3, arriva 65. Mele sale di 1, arriva 78. Atebur sale di 1, arriva 82. Anche Mele dovrebbe, insomma, farsi un bagno di umiltà e capire che può essere turnover e basta, infatti accetta. Bravo Atebor. Reca sale di 1, arriva a 71. Ruggeri sale di 2, arriva a 67. Pessina sale di 3, arriva a 81. Vuole un ritocchino di contratto, noi glielo diamo. Cop Miners sale di 1, arriva a 80. Puoi un attimo farti un bagno di umiltà anche tu? No, importante, allora non te lo rinnovo. Froiler sale di 1, arriva a 81. Ass sale di 1, arriva a 71. Melegoni sale di 1, arriva a 65. Artur non sale, grande delusione Artur. Poi in realtà gioca sempre, 41 partite, un gol e 4 assist, ma va bene uguale. Muratore sale di 2, arriva a 65. Miranchuk sale di 2, arriva a 80. Malinowski sale di 1, arriva a 82. Come sono andati? 16, madonna, 16 gol e 7 assist Malinowski. Kovalenko sale di 1, arriva a 74. Mattiello non sale. Russo sale di 4, arriva a 77. Gli ha fatto benissimo il prestito dal West Ham. Piccoli sale di 2, arriva a 70. Colley sale di 1, arriva a 68. Zapata sale di 1, arriva a 85. 23 gol e 1 assist. 24 gol e 13 assist anche per Muriel, che sale di 1, arriva a 83. Lammers sale di 2, arriva a 74. Altre valutazioni importanti, giocatori hanno giocato di più, sono stati Musso, Muriel, Zapata, Malinowski, so 4, Deron 5, Tomori 6, Gosens 7, Romero 8, Pessina 9, Atebor 10, Artur 11. Quindi questi sarebbero i titolari tecnicamente. I bomber della nostra squadra sono stati Muriel 24, Zapata 23, 16 Malinowski, 13 Gosens e 13 Pessina. 13 Gosens, raga, tanta roba. Assistman 13 Muriel, 7 Pessina e Malinowski, 5 Froiler, 4 Atebor, Cop Miners, Artur. Insomma, posso dirmi abbastanza soddisfatto della prima stagione maturata con l'Atalanta. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Domani ci vediamo con la seconda puntata, se ovviamente lasciate 2000 mi piace, altrimenti ci vediamo, che ne so, dopodomani, vediamo. Iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi mi piace, vi ringrazio. Grazie, buon shalallene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.